Buongiorno signore e signori e benvenuti alla 24esima lezione del corso monografico dedicato alla lettura approfondita e critica dell'opera Sistemi di logica come teoria del conoscere di Giovanni Gentile, più propriamente dedicata quindi alla riflessione sulla logica nell'attualismo e nell'idealismo italiano. In questa lezione affronteremo la lettura approfondita del capitolo settimo del secondo volume, intitolato Le categorie e la categoria. Desidero premettere già da subito che tale capitolo ha una rilevanza fondamentale nel contesto strutturale del sistema attualistico del Gentile. Perché? Il motivo è semplice. Nel capitolo precedente, per chi avesse avuto modo di seguire la lezione che ho precedentemente tenuto, sul capitolo sesto del secondo volume, il Gentile si soffermò sul concetto di autosintesi. Bene, l'autosintesi, come pensiero quindi di sintesi riflessiva, di sintesi ulteriore, no? Di sintesi quindi autoriflettente del soggetto in quanto non soggetto empirico, ma soggetto trascendentale, ebbene, questa autosintesi si riferisce a un pensiero che è sì soggetto, ma che è anche oggetto, quindi che è io e non io, abbiamo già visto. Bene, la categoria è proprio legata a questa relazione oggettiva del pensiero. In tutta la filosofia occidentale si notano alcune teorie riguardo al rapporto tra pensiero e oggetto. Tali teorie sono sintetizzabili in un quadro che è proprio quello categoriale fondamentale. Il Gentile quindi sostiene, a giusta ragione, che esistono tre visioni, tre concezioni base di categoria. Tali concezioni si sono affermate nel corso del pensiero occidentale e sono tuttora presenti nel nostro modo di concepire la conoscenza logica. E sono la categoria predicato, la categoria funzione e la categoria autonoesi. La categoria predicato è la categoria aristotelica, cioè è la teoria dei giudizi e delle categorie nella logica di Aristotele, quindi nella logica che presuppone una usia, una sostanza di base, un fondamento strutturale sul quale poi verranno ad articolarsi le varie categorie come aggettivi, attributi di questa sostanza fondamentale, l'usia appunto aristotelica. E la categoria funzione, la seconda modalità, è la categoria invece formulata o teorizzata da Kant in Critica della ragion pura. Ed è la categoria quindi legata alla forma dell'intelletto che pensa analiticamente e a relazione, in un certo qual modo, i giudizi alle categorie, creando appunto la possibilità per noi, soggetti pensanti, di rappresentarci la conoscenza scientifica, ovvero la conoscenza sintetica, che è una conoscenza per Kant comunque formale, e vedremo poi cosa si intende con questa teoria nel dettaglio. La terza categoria è la categoria autonoesi ed è la categoria propria dell'idealismo attuale, cioè è lo sviluppo ulteriore, dialettico, quindi dinamico, delle categorie precedenti. Ben inteso che tale categoria autonoetica è legata profondamente all'autosintesi e all'autoconcetto, cioè a tre elementi, tre colonne, potremmo dire, portanti dell'edificio teoretico gentiliano, che sono la base appunto della sua teoria del concreto. Andiamo a vedere nello specifico come Gentile descriva le varie teorie legate al concetto di categoria. Allora, la prima categoria, quella aristotelica, suppone la teoria analitica del giudizio, un'analisi senza sintesi, per cui il predicato si stacca dal soggetto e si pone come universalità assoluta, e
esente dalla particolarità del soggetto percepiente, del soggetto pensante. Ed è il simbolo più significativo, più gentile di quella che si potrebbe dire la pseudologica dell'astratto, per cui tutta la concretezza, che è propria dei particolari intorno a cui si pensa e di cui pare intessuta tutta la trama del reale, svanisce nell'ideale del sapere assorto, nella contemplazione. Cioè l'idea aristotelica del filosofo felice che contempla il Thaumazein, no? Si meraviglia il Theauma, ecco, contempla appunto questa visione. Sublime in un certo senso, l'essenza della verità staccata quindi dalla prassi del mondo concreto, dalla prassi dell'uomo nella sua azione concreta, quindi dell'uomo faber, no? Dell'uomo agens, quindi dell'uomo che agisce e che pensa agendo. Quindi in questa separazione conoscitiva tra soggetto e predicato c'è una sorta di iato. Questo iato è quello che separa astrattamente la cosa da capire, quindi la cosa che l'uomo vuole pensare e conoscere, e il sapere della coscienza, cioè il sapere reale dei particolari. Questa logica tende quindi a risolvere gli individui concreti in specie. Aristotele, infatti, nella teoria dei sillogismi sostiene proprio questo, no? Cioè che ogni sillogismo in realtà è un sistema di relazione tra individui, specie, generi, in un certo qual modo, e che su tale astrazione concettuale fonda l'idea che gli individui si risolvano, si assorbano ontologicamente e gnoseologicamente in un sistema di specie che a loro volta diventano generi. In questo passaggio da specie a generi, i generi a loro volta si abbassano a specie, di specie sempre più universali, sempre più astratte. Quindi le categorie vengono cristallizzate, vengono quasi ipostatizzate in una idea di sapere formale, universale, assoluto, che sta lì, in una dimensione metafisica. Gentile sostiene che tale teoria è arbitraria e l'arbitrarietà di tale dottrina esorbita dall'astrattezza del logo a cui si riferisce ed è intellegibile soltanto nella pseudologica dell'astratto, la quale, ben inteso, e va sottolineato, ha per Gentile una funzione, ma una funzione meramente fatica, meramente dimostrativa, meramente funzionale, quindi strumentale. E infatti la radice della parola organon è proprio strumento. Anche per Aristotele la logica è un strumento del pensiero corretto. Per Gentile però ciò non significa che tale logica colga l'essenza del pensiero, l'essenza del reale, l'essenza quindi della coscienza come atto concreto. Il problema quindi non è per Gentile comprendere la logica dell'astratto, ma è assolutizzare la logica dell'astratto. Chi assolutizza la logica dell'astratto cade in un formalismo vuoto, in un dogmatismo che non ha nulla di realmente filosofico, che è pseudofilosofico per Gentile, pur avendo una parte di filosofia in sé. Questo è un tema fondamentale sul quale tornerà nella quarta parte, nella critica alle scienze naturali, alle scienze empiriche, all'atteggiamento degli scienziati naturali e nella critica a una certa metafisica dualistica, come poi vedremo più approfonditamente. Dunque, il difetto fondamentale di questa dottrina delle categorie, quella aristotelica, è proprio questo, che concetti siffatti, equivalenti ai termini del giudizio, quasi elementi atomici di un pensiero meccanico, non sono concepibili. E però queste categorie, supremi concetti tra questi concetti inesistenti ed assurdi, sono assurde a se stesse. Ne c'è effettivo pensiero in cui si possono infatti abitare. Cioè, Gentile sostiene non è astraendo e universalizzando che si risolve il problema della conoscenza concreta. Dunque, tale impasse, tale limite, fu visto chiaramente da Kant. Kant, per il grande merito, come è noto a tutti gli studiosi di filosofia, o a chi quantomeno ha una conoscenza base scolastica della filosofia moderna, ha avuto il grande merito di ricondurre la conoscenza alla soggettività trascendentale, quindi di attuare la cosiddetta rivoluzione copernicana, come il filosofo di Königsberg stesso definì il suo pensiero. Non ci sono quindi per Kant più concetti o termini da definire esternamente al soggetto, ma da ricondurre alle facoltà
trascendentali della soggettività. Kant scoprì la sintesi a priori, dice Gentile, onde il predicato è avvinto al soggetto, pur nella sede del logo astratto. E qui c'è una nota molto interessante che vorrei leggere del Kant, il quale, su Kant, scritta da Gentile, dove Gentile afferma che la sintesi a priori in Kant è duplice. Nell'introduzione della critica della ragion pura è sintesi di soggetto e predicato in un giudizio che è concepibile soltanto come opposto al soggetto nel logo astratto. Nell'analitica trascendentale, la seconda parte della critica della ragion pura, dove Kant analizza i rapporti tra giudizi e categorie nell'intelletto, Verstand, la sintesi diventa sintesi della forma con la materia dell'esperienza e si entra così nel campo del logo concreto. Bene, questa duplicità di idea di sintesi in realtà rimane per Kant, o rimane in Kant, sostanzialmente irrisolta. Poiché, pur avendo scoperto la sintesi a priori come superamento del dualismo aristotelico, non riesce a rendere ragione della unità tra forma e materia che si realizza nel pensiero concreto. Anzi, il Kant parla proprio di scissione tra le due facoltà. E questo è un punto, secondo Gentile, problematico. Andremo a vedere adesso, proprio nel dettaglio, il tutto, cioè come Kant viene criticato da Gentile. Il concetto di categoria funzione ha portato a una rivoluzione fondamentale nel pensiero. Il pensiero prima presumeva di pensare una verità obiettiva, esterna, e per rendersene conto si era argomentato di ridurla ai suoi modi fondamentali, le categorie predicato, quasi legge supreme della realtà intelligibile. Ora invece con Kant vede che una verità in sé, se la verità è quella che si possa apprendere come tale col pensiero, giudicando, è assurda, che la verità è appunto la verità del pensiero e i suoi modi fondamentali, le leggi supreme di quella realtà che si ha buon diritto di stimare intelligibile. Non sono perciò altro che le determinazioni originarie della sua stessa attività pensante. Ecco, la scoperta kantiana è fondamentalmente unica. Kant, per la prima volta, ha il coraggio di ammettere che dobbiamo analizzare il nostro pensiero attraverso le funzioni sulle quali esso stesso si struttura. Nel paragrafo terzo, il Gentile inizierà però a entrare nella questione in modo critico, sostenendo che se è vero che Kant ha, e di fatto lo ha fatto, collaborato in modo fondamentale a superare il pregiudizio dell'obiettivismo realistico antico, è altresì vero che Kant rimane imbrigliato in una visione dualistica, empiristica, di matrice jungiana, come egli stesso afferma nella seconda introduzione a critica alla ragion pura, sostenendo che Hume lo risvegliò dal sonno dogmatico, senza riuscire però a realizzare quindi completamente il pensiero della sintesi in quanto autosintesi. Perché? Bene, leggiamo un passo di Gentile per capire chiaramente, in modo preciso, i punti critici della sua argomentazione. Il concetto della categoria funzione del Kant dà luogo, invero, a difficoltà non trascurabili. In primo luogo, l'ufficio di questa funzione è di lavorare sopra una materia che non essa crea, ma presuppone. In generale, l'unificare questa materia per sé stessa molteplice, la materia delle percezioni, delle sensazioni che cadono sotto le facoltà delle forme trascendentali di spazio e tempo, tema trattato approfonditamente da Kant nell'estetica trascendentale. Dunque, in generale, di unificare questa materia per se stessa molteplice, conferendolo in conseguenza quegli attributi di necessità e universalità che essa, nella sua molteplicità, non può avere, mentre ne ha bisogno per assurgere a giudizio, ossia pensiero che abbia un valore. Che cosa vuol dire? Vuol dire quindi che la distinzione che Kant fonda nella Transzendentale Analytik tra Anschauungsformen, con il Zeit und Raum, con Gegenstände, oggetti, quindi tra forme della sensibilità, della percezione, attraverso le quali noi percepiamo l'oggetto per come si dà, nella sua fenomenicità, e il Gegenstand, l'oggetto invece come costruzione logica, categoriale, che viene studiato nella seconda parte della critica della ragion pura, nella trascendentale analitica trascendentale, tavola dei giudizi, tavola delle categorie, io penso, ebbene,
questa relazione per Gentile fondamentalmente problematica, perché scindendo lo spazio e il tempo come in un certo qual modo come forme appunto a priori della sensibilità trascendentale, non comprendendole invece nella loro concettualità concreta di esseri pensati, quindi di enti pensati, il Kant ricade in un realismo obiettivistico formale, quindi non più un realismo obiettivistico, potremmo dire metafisico come quello di Aristotele, ma formale, quindi realismo obiettivistico razionalistico, potremmo dire, in termini, in una sorta di parafrasi, logica, speculativa di questo assunto gentiliano. E la seconda critica che il Gentile muove a Kant è molto 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 precisa e si riferisce al rapporto che sussiste tra funzione giudicatrice dell'intelletto, quindi l'intelletto come funzione che giudica attraverso una connessione tra categorie e giudizi. Nella analitica trascendentale Kant si sofferma a lungo sulla deduzione trascendentale dei giudizi dalle categorie, scoprendo poi la funzione unificante dell'io penso come, attenzione, non soggetto completo, ma come soggetto funzionale, come funzione di riferimento. Bene, la funzione giudicatrice dell'intelletto, in quanto corrisponde alla forma propria del giudizio che deriva interamente da lei, non può essere unica, poiché i giudizi non sono tutti omogenei e uniformi. Noi nella logica dell'astratto, dice Gentile, abbiamo bensì creduto di dimostrare che unica, ancorché complessa ed organica, sia la forma del giudizio e però di tutti i giudizi. Quello assertorio, abbiamo già visto nell'ultimo capitolo del primo volume, l'idea, la teoria, la tavola dei giudizi del Gentile, la quale parla di tre gruppi categoriali, qualità, quantità e modalità, quindi riforma l'idea della tavola categoriale del Kant, quindi non sono più quattro gruppi ma sono tre gruppi. La relazione viene in un certo qual modo lasciata fuori dal Gentile, viene quindi cancellata da questa tavola del pensiero concreto, e appunto sostiene il Gentile che questo giudizio assertorio è un giudizio unico, concreto e sintetico. Ogni giudizio è un giudizio assertorio, prima di essere un giudizio positivo, un giudizio di qualità, di quantità e di modalità. La logica della categoria funzione di Kant, sorgendo sul presupposto dogmatico di un'esperienza varia e diversa da spiegare, la molteplicità dei dati sensibili, assume come immediata la molteplicità non pure degli oggetti, ma delle forme dell'esperienza, ossia dei giudizi. Quindi, in un certo qual modo, moltiplica ciò che dovrebbe unificare. Quindi ecco che ricade nel vecchio vizio, potremmo dire, del pensiero analitico che si ferma ad analizzare, a scomporre, a staccare una parte dall'altra, senza riassemblare. Pensiamo metaforicamente ad un gioco di costruzioni per bambini. Abbiamo davanti una casa con dei Lego, costruita con dei mattoncini, e il filosofo che cosa fa? Scompone questa casa, descrive parte per parte, il filosofo analitico, parte per parte la forma, il colore, la grandezza, la funzione di ogni singolo mattoncino, appoggia, dispone questi mattoncini sul tavolo e li lascia lì, così, andandosene via, no? Una metafora così semplice, che però dimostra proprio questo atteggiamento del pensiero logico, formale, astratto, analitico, cioè che è incompleto secondo Gentile, perché non ha il coraggio di proporre una sintesi ulteriore. Crede che scomponendo un concetto in tanti altri piccoli concetti, atomizzandolo, realizzi in tal modo una conoscenza effettiva e concreta. In realtà è una conoscenza astratta. Non c'è mai una vera e propria partecipazione della coscienza viva dell'uomo quando l'uomo si trova davanti a scomporre un problema in più problemi piccoli senza poi risintetizzarlo in una sintesi superiore. Ecco allora che se ci fermiamo, secondo il Gentile, ad un pensiero puramente analitico, ci blocchiamo in un dogmatismo intellettualistico. Quindi ci fermiamo in una filosofia che si astrae dalla vita reale dell'uomo. In questo credo che l'idea gentiliana sia molto plausibile, molto interessante per un ulteriore dibattito, a prescindere o meno dall'idealismo e dall'assunto attualistico vero e proprio. Dunque, la difficoltà che vede appunto il Gentile in questa visione analitica, che scompone il tutto in più parti,
quindi più categorie, più giudizi, eccetera, eccetera, è che il rapporto tra la molteplicità delle sensazioni del soggetto, l'unità delle categorie, essendo quelle originariamente però essenzialmente opposte a queste, non è simmetrico al rapporto con le categorie nella loro molteplicità ontologica. Il che vuol dire che la molteplicità di tutta l'esperienza, disciplinata dalle funzioni unificatrici di quell'attività categorizzante che è l'intelletto, con l'unità dell'io trascendentale, non va a realizzare il vero io trascendentale. L'io trascendentale rimane una forma pura, astratta, una semplice sintesi formale, ma non è una sintesi attuale, appunto, una sintesi concreta, un'autosintesi, come viene intesa la Gentile nel capitolo sesto di questo secondo volume. La contraddizione intrinseca al concetto di questa sintesi a priori, che dà origine alla dottrina della categoria funzione di Kant, è la contraddizione che deriva dall'intrusione e sovrapposizione della logica dell'astratto a questa prima forma della logica del concreto, che sorge col concetto della sintesi a priori. La sintesi a priori importa l'impossibilità di adoperare l'analisi senza sintesi e però scindere e scerpare gli elementi costitutivi del pensiero nel suo vivo organismo. E questa logica invece, quantunque è intesa a rendere ragione della sintesi a priori, assoggetta il pensiero ad un'analisi senza sintesi. Quello che abbiamo detto poc'anzi, riferendoci all'esempio della casa costruita con i mattoncini della Lego, dei bambini, cioè del gioco dei bambini, cioè scomponendo una casa in più parti e non ricostruendola, non si realizza la casa, cioè non si realizza una conoscenza concreta dell'oggetto che si va a studiare. Quindi viene presupposta un'identità dell'io, come io penso, come ich denke, ma è un ich denke, è un pensiero forma, un pensiero appunto funzionale, logico, astratto in un certo qual modo. Il vero io, e questo lo capirà bene Fichte, della Wissenschaftslehre, è l'io che si pone come autoctisi, come autoporsi, sebbene poi il Fichte verrà criticato dal Gentile, vedremo nel capitolo successivo, per ciò che concerne il rapporto tra io e non io, però il Gentile, seguendo la scia, la linea dell'idealismo trascendentale del Fichte, sostiene l'idea che l'io kantiano, l'io penso kantiano, rimanga astratto, perché non si scopre come non io, cioè non entra in un rapporto dinamico, dialettico, concreto con l'alterità. Tant'è vero che Kant risolverà i problemi legati a questa sua impostazione teoretica in sede pratica. Nella filosofia della critica della ragion pratica, Kant tenterà di rispondere e di superare quel dualismo che, a suo avviso, permane in ogni atto teoretico conoscitivo. La categoria quindi della logica, la categoria funzione, la logica dell'astratto sovrapposta al logo concreto. Il pensiero quindi viene visto come funzione, non come produzione. Mentre invece il pensiero è produzione del soggetto, secondo l'impostazione dell'attualismo gentiliano, che ricordiamo è sicuramente la forma più radicale di idealismo che si è mai avuta nel pensiero occidentale. Il pensiero è produzione del soggetto ancorché con materiali da esso ricevuti, ma la cui essenza gli sfugge del tutto, e perciò è ancora pensiero, non realtà. La categoria funzione rimane nella cerchia invalicabile di un pensiero irreale e di una realtà impensabile. Il soggettivismo della categoria funzione è l'opposto dell'oggettivismo della categoria predicato. Cioè, in buona sostanza, l'errore di Kant è che Kant, pur scoprendo appunto la sintesi a priori, non riallaccia poi i nodi di questa sua analisi, cioè non va oltre. Presuppone una sintesi che spiega poi analiticamente, ma non spiega sinteticamente. Ed è questo il punto debole del formalismo kantiano. Lo sviluppo della logica trascendentale fu ovviamente uno sviluppo ulteriore, ed è quello che abbiamo già accennato legato all'idealismo tedesco. Come è noto, dice Gentile, dopo Kant la logica trascendentale si mette in modo più forte, con l'innovazione apportata dalla dottrina della scienza, la Wissenschaftslehre di Fichte, e la scienza della logica, la Wissenschaftslogik di Hegel, nella quale l'idealismo trascendentale è diventato idealismo assoluto. Il fenomenismo, la fenomenologia dello spirito di Hegel, acquista una maggiore coscienza di sé e vuole essere fenomenismo assoluto senza noumeno, perché il noumeno è lo spirito del suo porsi universale, secondo Hegel, e la realtà, come ha dimostrato la fenomenologia dello spirito,
è quindi la realtà dello spirito che si realizza nella storia. Ed ecco che la logica come sistema delle categorie intenta dimostrare tutta la serie delle categorie necessarie al pensamento logico della realtà, è semplicemente sviluppo dello spirito. In questo paragrafo quarto, il Gentile si sofferma su Hegel e cita una bellissima frase latina che Hegel utilizza chiudendo la storia della filosofia: tante molis erat se ipsam cognoscere mentem. Quindi la fatica che la mente fa per conoscere se stessa è enorme, e in questa enorme fatica si riscopre in un dinamismo sempre ulteriore. Bene, Hegel, nel passaggio dalla fenomenologia dello spirito, Phänomenologie des Geistes, e le varie tappe della fenomenologia dello spirito, spirito oggettivo, spirito assoluto, eccetera, eccetera, dialettica servo padrone, ora non sto a ripetere i vari punti su questa opera magistrale, questo capolavoro della filosofia dialettica, sarebbe da dedicarci appunto uno specifico seminario che prossimamente farò, terrò in lingua tedesca e in lingua anche italiana. Bene, Hegel in realtà passa da questa idea delle tappe della fenomenologia dello spirito all'idea di una logica che essa stessa sia identica alla metafisica, la logica dell'essere, essenza e concetto, cioè Sein, Wesen und Begriff, cioè l'idea di una sintesi triadica dell'essere in quanto puro essere vuoto, l'essenza in quanto contenuto d'essere e il concetto come sintesi di entrambi. Ebbene, questa impostazione viene criticata dal Gentile, il quale riconosce sì la profondità della scoperta dialettica hegeliana, quindi del superamento del principio di non contraddizione a favore invece di un principio di contraddizione che sia però un principio dinamico e costitutivo del pensiero nel suo atto concreto, però il problema è che Hegel finisce per tautologizzare la logica in una metafisica del pensato, e vediamo perché. La posizione del problema, appena Hegel dalla fenomenologia passa alla logica, dice Gentile, è infine sdrucciolevole, e sulla china del pensiero, su cui da principio qui vi si colloca, il filosofo è tratto a scendere fino alla più rigida ricostruzione del logo astratto. Non come astratto, che ha la sua ragion d'essere, ma come concreto. L'io, da ricostruite, si ricostruisce perché divenire. Questo divenire è la sintesi a priori, da cui trasse origine la categoria funzione del Kant. Ora, questo divenire, per essere quella vera sintesi a priori, di cui si ha bisogno se si vuole restituire al pensiero la sua realtà e alla realtà la sua idealità, si potrà bensì analizzare e ricostruire per l'analisi. Ma in che modo? Si chiede Gentile. Non certo ripetendo l'errore di fare l'analisi antecedente alla sintesi, l'errore di Kant, e quindi meramente verbale e logicamente impossibile. Il divenire è sintesi di essere e non essere. Ora, basta idealmente presupporre questa dualità di tesi e antitesi alla sintesi perché la sintesi non sia più a priori. Ed è ciò che fa Hegel, determinando il principio dell'idea logica, ossia dell'autocoscienza nell'essere, il quale si nega e perciò diviene. Ma prima di negarsi è, ed è proprio essere, non divenire, non pensiero, non autocoscienza. Dunque, come vedemmo, le difficoltà sempre incontrate sulla soglia stessa della dialettica hegeliana, le quali Hegel stesso e i suoi seguaci tentarono di superare, negando la priorità, pur presupposta dell'essere, e sforzandosi di sostituirvi la priorità del divenire. Tentativi inutili perché lo stesso divenire, come relazione che partorisce i termini opposti, non potrà mai essere quel che vuol essere se non si concepisce capace di questa generazione. La relazione del divenire, dell'unico divenire veramente concepibile, parole del Gentile, è quello non veduto ma attuato dallo stesso io. Deve essere relazione attiva e autotetica, deve essere pensiero, non come pensiero che è pensato, sì come pensiero che pensa. Tutta la categoria delle categorie logiche hegeliane è deduzione di un pensiero che il pensiero intende e si sforza di pensare senza contraddizione. Ma nel momento in cui fa questo, ipostatizza se stesso. Ed ecco il problema di Hegel. Hegel coglie il nocciolo della realtà in modo chiaro e puntuale, coglie l'importanza del dinamismo del divenire, ma poi, nella sua teoria dell'essere, che si presuppone al pensiero, attenzione, il primo momento è il momento del Sein per Hegel, del puro essere che è puro nulla, Sein und Nichtsein ist identisch,
il primo assunto teorico della Wissenschaftslogik, della scienza della logica, vede questa astrazione per Gentile assurda, inconcepibile, poiché non esiste essere senza pensiero. Nel momento in cui si pensa l'essere, l'essere non può essere un puro nulla, perché l'essere è già oggetto di qualche raffigurazione del pensiero. Ecco quindi che Gentile rovescia l'assunto hegeliano, lo rovescia quindi il realismo che ancora in Hegel è presente, ed è un realismo che lo porterà ad un secondo errore, secondo l'idea di Gentile, che è l'errore di voler pensare una filosofia della natura cristallizzata esterna all'atto del pensiero e che conduce Hegel ad una metafisica della filosofia della natura che non ha a che fare con la realtà infinita dell'io che si realizza nel concreto, nel pensiero. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutta la filosofia della natura di Hegel rimane un'astrazione metafisica. Su questo punto Gentile si era soffermato in modo articolato, in modo ben preciso e analitico nella sua opera Riforma della dialettica gentiliana, opera fondamentale scritta nel 1913, subito dopo il libro Teoria generale dello spirito come atto puro, che fonda l'attualismo in quanto filosofia autonoma e stacca il pensiero di Gentile dall'idealismo storicista del Croce, e quindi sono due opere antecedenti a sistemi di logica come Teoria del conoscere, che è un'opera sicuramente più completa e matura, elaborata negli anni 10 e 20 dal Gentile, alla fine degli anni 10, nei primi anni 20, e quindi, come dire, questo leitmotiv, questo motivo conduttore della critica di Hegel è legato fondamentalmente al rifiuto che Gentile ha nei confronti di una metafisica pensata come logica. La logica non può essere metafisica cristallizzata, la logica deve ritornare ad essere logica del pensiero pensante, quindi logica del concreto, e il concreto è, in un certo senso, sempre metafisicamente critico, cioè il concreto è sempre un oggetto, un pensiero che sì è oggetto, ma che è anche soggetto comprendente. Quindi è un pensiero che entra in crisi con se stesso. Crisi nel senso greco di giudizio, cioè autogiudica se stesso continuamente nella concretezza della conoscenza. Quindi presupporre una scienza della natura presupposta appunto alla conoscenza dello spirito è semplicemente assurdo, secondo il Gentile. L'idea, dice Gentile, l'idea di Hegel è un universale la cui concretezza si attinge attraverso lo sviluppo del particolare nella individualità, che sulla base della natura, in Hegel, si erge eterno monumento nell'autocoscienza. Allora la logica non è più metafisica come Hegel vuole, e deve intenderla dopo la fenomenologia, e il suo luogo, come quello di Platone e di Aristotele, non è più il mondo ma l'intelligibilità del mondo. Cioè, sostiene, Hegel ha avuto il grande merito di aver compreso la potenza della dialettica speculativa e dello spirito come oggettività reale, ma poi esso stesso cristallizza una serie di pensieri pensati che creano appunto il suo sistema e non realizza quindi il concetto completo di un pensiero concreto, che è il pensiero appunto che intende la categoria non come tappa formale di uno spirito assoluto che si svolge secondo ritmi triadici ben stabiliti come in Hegel, ma di un concreto che si attua nell'immediatezza della sua presenzialità. Quindi, nella concretezza sintetica e autosintetica o autotetica che il Gentile poi definisce in questo capitolo sulle categorie, la categoria come categoria autonoetica. Potremmo quindi dire che l'idealismo hegeliano è un idealismo della noesi, ma non è un idealismo dell'autonoesi, è un idealismo dell'idea, ma non dello spirito. Nel senso che Hegel parla di spirito, ma parla di spirito come idea, mentre invece, che realizza se stesso universalmente, mentre invece in Gentile è l'opposto, l'idea diviene spirito. Cioè, non è quindi l'idea ad essere già presupposta
allo spirito, ma viceversa è l'idea che si svolge all'interno dello spirito. Questi sono dei punti che distingue in modo netto l'idealismo italiano, in certo qual modo anche l'idealismo del Croce. Ricordiamo il caso del pensiero crociano, ricordiamo così per inciso l'opera di Croce, Ciò che vive e ciò che è morto, della filosofia di Hegel. Tale opera, influenzata dalla lettura dello Spaventa, grande filosofo italiano hegeliano che influenzerà anche il pensiero del Gentile, per tale opera ha un assunto anticritico nei confronti di Hegel. Quindi parlare dell'idealismo italiano come una semplice ripresa dell'idealismo tedesco è estremamente fuorviante e superficiale. A mio avviso non è assolutamente così. È chiaro che sia Croce che il Gentile, e lo abbiamo visto e lo vedremo, attingono a piene mani dalla tradizione dell'idealismo tedesco, ma la riformano, e lo riformano in modo radicale. Cioè non c'è un semplice ripetere le nozioni di Fichte, di Schelling o di Hegel, ma c'è un rielaborarle in una visione anche critica nei confronti dei filosofi tedeschi summenzionati. Lo vedremo poi nel capitolo successivo. Io protendo per un'interpretazione dell'attualismo, e questa è la mia tesi personale, come filosofia autonoma, come filosofia che in realtà non è semplice riproposizione della Wissenschaftslehre di Fichte, ma che va oltre essa stessa. Ovviamente, il legame e il debito di riconoscenza nei confronti di Fichte, Hegel e Schelling è molto forte, questo è inevitabile, ma interpretare l'idealismo italiano e l'attualismo come una semplice ripetizione è assolutamente fuorviante e scorretto da un punto di vista filosofico. Credo che qualunque studioso serio dell'idealismo italiano convenga con me in questo. Chiusa parentesi, tornando alle categorie, il Gentile sostiene appunto quindi che la categoria autonoesi è una categoria che riassembla in sé sia la categoria predicato di tipo aristotelico sia la categoria funzione di tipo kantiano. La categoria funzione sintesi a priori, ma a patto che la funzione o sintesi sia correttamente concepita. E noi abbiamo visto che la sintesi a priori sia autosintesi, capitolo precedente, in guisa che nel suo prodursi si attui come quell'atto che è unico e duplice ad un tempo, una relazione a due termini distinguibili, anzi distinti tra loro, ma con un'analisi che non si sottragga all'azione immanente della sintesi. La categoria è quindi autosintesi, non solo funzione, come nell'ogica trascendentale del Kant, ma anche predicato, come si disse nella vecchia logica analitica. La categoria autosintesi è infatti l'unità della categoria predicato, della categoria funzione, unità ovviamente dialettica, quindi non formale, non astratta, ma nel concreto reale del soggetto pensante, senziente, percepiente. Poiché a chi mi ha seguito, dice Gentile, deve essere chiaro che se il logo astratto è legittimamente pensato soltanto se si pensa astrattamente, avulso dal concreto, con cui è congiunto invece da un nesso vitale, che il logo concreto, che è il dialettismo del pensiero pensante, è astrattamente pensato se non si vede in questo nesso che è per lo vitale con il logo astratto. Il che vuol dire che non basta ricondurre l'astratto al concreto, ma anche ripensare il concreto sulla base dell'astratto, cioè quindi riformalizzare ciò che non è formale. Il pensiero è quindi un atto dinamico e sintetico, autosintetico di forma e contenuto, che si realizza nella consapevolezza di sé, quindi nell'autocrisi che poi vedremo in realtà è autoconcetto. Vedremo il tutto nel capitolo successivo, capitolo ottavo, intitolato appunto L'autoconcetto. Dunque, l'autosintesi quindi è, abbiamo detto, predicato nella misura in cui tutto ciò che è pensiero conoscitivo, quindi se attualmente pensato in quanto pensiero è in un certo modo correlato ad un non io, ad un'oggettività, ad una predicabilità di qualcosa. Questo non io ovviamente non è esterno al soggetto, ma è interno, quindi è passaggio fondamentale del pensiero. La categoria dell'autosintesi è il predicato non certo del giudizio astratto, quello aristotelico, ma dell'autonoema, perché se per predicato si intende il pensiero che rende pensabile ciò che si pensa, l'universale onde si idealizza il dato del pensiero, e cioè il pensiero della sua immediata posizione, solo predicato di ogni pensiero che si pensi è l'io pensante. Quindi, in realtà, noi pensiamo sempre l'io, ecco Gentile cosa sostiene, cioè anche l'oggetto che noi vediamo davanti a noi, un bicchiere, un tavolo, un oggetto che lo raffiguriamo, lo pensiamo, o come oggetto di contemplazione, o come oggetto che possa servirmi ad appagare un bisogno, ad esempio la sete. Ho sete, riempio il bicchiere d'acqua e bevo. Atto semplice e concreto, c'è un pensiero dietro, un atto volitivo, un atto intenzionale. Muovo la mia mano, afferro il bicchiere e bevo. Ecco, questo atto, pone in sé una rappresentazione,
questo oggettino sembrano avvicinarsi molto alla teoria dell'intenzionalità di Brentano, pur non citandolo, comunque l'idea dell'atto mentale ha un'esistenza mentale, per me percepiente, e quindi ha una funzione filosofica. Non è semplicemente un atto così istintivo, ma c'è una funzione intellettiva. Io comprendo, intelleggere, no? Unisco il mio bisogno all'oggetto esterno. Quindi la percezione esterna è già un atto di pensiero. Quindi è già un atto che esiste nel soggetto trascendentale, che è l'io. Io penso, non l'io penso kantiano, quindi l'io penso pura funzione dell'intellettuale, ma l'io penso concreto immanente, che è lo spirito, che in qualsiasi atto, dal più semplice al più complesso, è presente. Quindi l'immanenza assoluta dell'atto universale che si realizza nei particolari. Ecco l'assunto potente dell'attualismo di Gentile. Bene, l'autosintesi quindi è predicato solo nella misura in cui essa si riflette nell'io universale, l'io trascendentale. L'autosintesi però è anche funzione, ma in un modo diverso da quella del Kant. La categoria aveva predicato era un antecedente, una condizione del giudizio, dalla quale il giudizio era reso possibile e non necessario, mentre invece la categoria funzione è la categoria, quella di Kant, che sostiene l'unità con il giudizio come unità sintetica a priori. L'immediatezza però, che deve essere superata da una visione universale del sapere, è uno dei punti fondamentali della critica alla ragione pura di Kant, e quindi la critica che Kant fa all'empirismo radicale, cioè l'idea che esista una conoscenza universale intellettuale sulla quale noi possiamo fondare le scienze pure, matematica ad esempio, o fisica, le scienze numeriche, a prescindere dalle percezioni momentanee che noi possiamo avere della realtà intorno a noi. Ebbene, se il predicato non si oppone al pensiero che è mediazione, ma è tutt'uno col pensiero, nella teoria di Gentile, non è l'antecedente del giudizio, anzi appunto il giudizio. E quale funzione? L'autotesi, come giudizio, non presuppone il predicato, ma lo pone esso stesso. La vera funzione educatrice è quella dell'organismo nella sua unità, cioè della vita. La funzione è di quella realtà che è incondizionata, il pensiero. L'io quindi come autosintesi si realizza come autonoesi, ok? Cioè come pensiero che pensa a se stesso nell'alterità, cioè l'altro in realtà sia oggetto materiale, sia altra persona, sia oggetto in generale, che noi possiamo analizzare secondo la molteplicità dei vari problemi che si pongono all'uomo, è sempre in un certo qual modo incluso nella mia coscienza percepiente, non mia coscienza di soggetto individuale, di individuo umano come milioni di altri, ma come io come universalità spirituale umana, cioè l'uomo come umanità. Un punto fondamentale anche nella pedagogia del Gentile, vedremo poi in un seminario che dedicherò alla pedagogia del Gentile, come scienza filosofica, quale importanza ha questo assunto, cioè l'idea che ogni atto conoscitivo è un atto umano e deve essere umanizzato. Il compito quindi della formazione è rendere l'uomo consapevole di se stesso nella universalità concreta. E quindi la formazione deve spingere l'uomo a sublimarsi, a realizzarsi in un universale sempre più ampio, una sorta di comunione d'amore che avrà anche un esito etico ben preciso. Ma questo lo vedremo in un altro seminario dedicato ad un altro aspetto dell'attualismo di Gentile. Dunque, tornando al campo invece prettamente logico, il problema della molteplicità delle categorie quindi non viene annullato, come erroneamente si potrebbe pensare, riflettendo sul pensiero del Gentile. Al contrario, la dimensione empirica, la dimensione quindi molteplice dei dati, empirici, dei dati fenomenici, viene invece affermata e asserita, proprio nello sforzo che fa il pensiero di ricondurre l'empirico al trascendentale e di spiegare quindi l'empirico non staccandolo dal trascendentale come fa Kant, sebbene con un buon intento, con i migliori intenti, ma fallendo in questo progetto, ma invece riunendolo al trascendentale. Non c'è noumeno dietro al fenomeno, il fenomeno è già esso stesso il noumeno, cioè il fenomeno è il dato che si dà, la Selbstgegebenheit, avrebbe detto Scheler. In questo c'è un punto di contatto anche con Max Scheler, secondo me, cioè l'idea idealismus e realismus, no? Nel Kantian Theory, cioè nella teoria che Scheler pone nel rapporto tra idealismo e realismo, sostiene egli stesso il fatto che il fenomeno non è una semplice costruzione
mentale e intellettuale, ma è qualcosa che si dà di per sé, che noi possiamo quindi percepire in modo reale, sebbene poi ovviamente Fela abbia altri intenti, persegua in un certo modo altri intenti che non sono quelli idealistici, ma sono di natura fenomenologica e quindi di un certo tipo di filosofia fenomenologica. Bene, c'è comunque un punto di contatto tra Scela e Gentile, autori in un certo modo coevi, su questo punto, cioè superamento del formalismo kantiano. Scela sarà uno dei più feroci critici del formalismo kantiano in senso etico, però è interessante notare questa analogia tra filosofi diversi, in realtà culturali diverse, ma comunque coevi. Detto questo, potremmo quindi affermare che la potenza del pensiero di Gentile è una potenza estremamente notevole, soprattutto se rapportata alla filosofia europea del tempo. Questo condividiamo l'idea elaborata da alcuni autori negli ultimi anni, studiosi del Gentile, che vogliono riabilitare l'attualismo sostenendo la potenza dell'attualismo nel quadro della filosofia europea, cosa che spesso non è stata sottolineata in modo adeguato. Dunque, Gentile, soffermandosi quindi sul concetto della molteplicità delle categorie, sostiene che l'autosintesi genera innumerevoli categorie, le quali però sono sempre riconducibili all'io pensante. Il pensiero pensante, con cui abbiamo identificato la categoria come atto categorizzante del pensiero nella sua esperienza, pensando a se stesso si differenzia a se come medesimo come non io, io uguale non io. Il non io è nella sua identità immortale con l'io ogni pensiero, sostanza, accidente, causa, necessità, contingenza, essere, divenire, esistere, eccetera, eccetera. È filosofia, logica, psicologia, linguaggio, pensiero animale, è ogni pensiero nella sua determinatezza, è il pensiero in cui si pone l'io, scritto maiuscolo, l'io assoluto, trascendentale. Quanto più differente il pensiero nella sua immediatezza dall'io, tanto più in concreto, come mediazione del pensiero pensante, esso si realizza dalla potenza autosintetica dell'io. Allora, questa affermazione conduce il Gentile a sostenere l'idea che il ritmo con il quale si realizza l'io assoluto, ovvero lo spirito della sua concretezza universale, è un ritmo basato a momenti, a dei momenti ben precisi. Nel penultimo paragrafo del capitolo settimo, il Gentile si sofferma sui tre momenti fondamentali dello spirito, del suo svolgimento universale. E qui riprende a pieni mani Hegel. Hegel sosteneva appunto esattamente come fa Gentile qui, l'idea che lo spirito assoluto si realizzi in tre fasi, nella fase dell'arte, Kunst, nella fase della religione, Religion, e nella fase della filosofia, filosofia, quindi tesi, antitesi e sintesi. Ebbene, in questo caso il Gentile riprende a piene mani, come abbiamo detto, l'assunto hegeliano, sostenendo che l'arte è il momento soggettivo dell'atto categorico. Vedremo poi cosa Gentile scrive dell'arte in un seminario che prossimamente proporrò dedicato alla filosofia dell'arte, altra opera fondamentale del Gentile. L'arte quindi è il momento soggettivo dell'atto categorico, la religione è il momento oggettivo in cui l'atto categorico si pone come altro da sé. L'atto categorico è l'io penso, è l'io penso e l'io sono in un certo qual modo, quindi io penso e io sono vengono correlati, l'io sono e l'io penso sono correlati uno all'altro, a differenza di Kant. E l'atto categorico sintetico è la filosofia, l'atto in cui si raccoglie come unità il soggettivo e l'oggettivo nella concretezza dialettica dell'autosintesi. Quindi l'arte non è mai fuori di noi, ma è sempre in noi. Quindi leggere un poeta, leggere Dante, Leopardi, Fichte, Goethe o un filosofo, appunto Fichte, Schelling, Vico, quello che si vuole, è sempre un atto di interiorizzazione, ovvero leggendo un'opera di un filosofo o di un pensatore o di un poeta, noi interiorizziamo l'esperienza di quel pensatore, di quel poeta, e la rifacciamo nostra, la riattualizziamo. L'arte e la religione si distinguono dalla filosofia in quanto vi sono contenute, come tesi e antitesi, logicamente sono nella sintesi, sono momenti inattuali.
dell'atto concreto che è filosofico. Su questo si soffermerà poi Gentile nell'ultima parte, la quarta parte di questo volume, che sarà oggetto di studio delle nostre prossime lezioni, ma si soffermerà anche poi nella filosofia dell'arte che affronteremo, verrà affrontata in un altro seminario. Le forme assolute dello spirito dette così perché le sole che l'analisi interna all'autosintesi reale dell'io distingue nella vita dello spirito, considerate in quel luogo concreto in cui ogni astrattezza, ossia ogni concetto con cui noi pensiamo il tutto, si risolve nel loro dialettico organismo, non sono niente di fisso e di rigido, come potrebbe indurci a pensare la loro comprensione alla stregua di categorie predicate. In realtà esse sono concrete dialetticamente. Ed ecco il punto fondamentale. Gentile sostiene appunto che il rapporto tra arte, religione e filosofia sia un rapporto prettamente dialettico. Perché questo? Perché l'arte e la religione sono momenti contenuti nello spirito riflettente filosofico che è spirito di sintesi, di autosintesi. L'arte, se essa si considera giusta la precedente avvertenza, non per sé, ma rispetto alla filosofia di cui è momento, inattuale, ma reale in quanto filosoficamente interno alla coscienza, quindi atto, l'arte dell'atto e non dell'azione, l'arte dell'opus, non dell'opera, l'arte quindi interiorizzata della vita del soggetto, quindi non carta morta, quadro appeso lì, oggetto materiale, ma atto spirituale. Ecco. Nel momento in cui essa viene pensata, l'arte, all'interno della filosofia, essa diviene altro da sé, cioè diviene essa stessa filosofia, diviene quindi amore, atto d'amore, nel quale lo spirito si scopre eternamente vivo. Allo stesso modo la religione, che è negazione, come già Hegel aveva visto, dell'individualità assoluta del soggetto autoponentesi e quindi scoperta di una trascendenza, di un mistero che va al di là del razionale e quindi bisogno di credere in qualcosa che vada oltre, che trascenda l'immediatezza, ebbene però tale momento religioso va interiorizzato e va interiorizzato in una riflessione ermeneutica filosofica che lo possa rendere concreto all'io vivente, all'io pensante. La religione, anch'essa presa non nella sua attualità, ma presa sempre legata alla filosofia. Il mistico, che è l'interprete più squisito della religione, vuole annullarsi nell'altro che è tutto, dice Gentile, e che egli perciò non può riconoscere altrimenti che negando se stesso per affermare quello. E fa gitto perciò nella propria libertà, laddove l'artista ne saltava senza limiti e si piega e si prostra innanzi al reale. Certo, il mistico nell'attualità della sua vita spirituale sorpassa questa situazione, ed è l'autosintesi piena e insopprimibile in cui anche per lui pulsa la vita, non manca di esercitare e porre con tutta la forza possibile la propria soggettività. Anche nelle religioni grandeggiano forti personalità, dice Gentile, ma il mistico non è mistico se non agli occhi del filosofo. Cioè vuole dire che il processo di autocoscienza dello spirito assoluto è un processo che procede sì per gradi ma per sintesi, quindi un processo di simultaneità, esattamente come soggetto-oggetto nell'atto del giudizio autotetico sono simultanei, secondo Gentile, allo stesso modo arte, religione e filosofia sono simultanee, cioè arte e religione in realtà sono momenti, soggettività e oggettività, sintetizzabili nella filosofia, ma tali momenti appaiono simultaneamente, quindi l'arte ha inserimenti religiosi, la religione ha elementi artistici, perché c'è una connessione dialettica reciproca. Ed ecco allora che giungiamo al succo del discorso di Gentile relativo alla categoria autonoesi. La categoria autonoesi è possibile realizzarla, attenzione, non solo pensarla, ma realizzarla, ecco il punto fondamentale, in quanto atto del pensiero che ha una valenza spirituale concreta, solo in quanto dialettizzamento. Il dialettizzamento, termine ben inteso che utilizza Gentile proprio come dialettizzamento, sono un po' inusuale forse all'orecchio dell'italiano odierno, ma tale dialettizzamento è il passaggio dal concetto come opposto al concetto come identico alla categoria, quindi all'opposizione di materia a forma, opposizione kantiana, della sintesi a priori del Kant, ad una sintesi invece che è autosintesi, quindi è sintesi del concreto.
non è più pensiero di sintesi, ma è sintesi di sintesi. Il dialettizzamento è la spiritualizzazione della realtà, che cessa di essere semplicemente essere e diventa spirito. Quindi, superamento dell'egelismo. Per Hegel, la logica e la metafisica si identificano, proprio perché l'essere si identifica al non essere, nella prima parte della Wissenschaft der Logik, della scienza della logica. In realtà, tale assunto viene contestato dal Gentile, abbiamo già visto come, sostenendo quindi che la natura non è più il concetto della natura, ma la natura stessa del nostro concetto in atto, vita del nostro spirito. Dio scende dal cielo e spira nel nostro cuore. I libri che ci siamo recati in mano, parole del Gentile, si trasfigurano in un mondo luminoso, pervaso, animato e sostanziato del nostro sentimento, delle nostre idee, del nostro io maiuscolo. La moltitudine che ci opprime si eleva, si idealizza, si compenetra con la nostra persona. Legge complessa e pur libera del nostro volere. Noi stessi, che noi non siamo più circondati, stretti, oppressi, ma soli nella divina solitudine dello spirito infinito. Parole splendide, estremamente poetiche ed evocative, che fanno riscoprire all'uomo la sua natura spirituale, che non è quindi meramente astratta, ma è concreta, e che si vive nella vita della coscienza, sia individuale sia universale. Il dialettizzamento è la celebrazione dello stesso dialettismo dell'atto spirituale. Ben inteso che Gentile distingue tra dialettizzamento e dialettismo, parole tecniche astratte che fuori dal contesto degli specialisti di Gentile forse dicono ben poco, ma in realtà il dialettismo, l'abbiamo già visto nella teoria dei giudizi del Gentile, è il dialettismo in quanto dialettica della sintesi, Quindi dialettica della sintesi oggettiva. Il dialettizzamento è la sintesi soggettiva, cioè è il dialettismo, in quanto sintesi di soggetto e predicato, quindi kantiana, riportato alla consapevolezza concreta della sintesi, quindi al dialettizzamento proprio come processo conoscitivo, che vuol dire che la logica è possibile come conoscenza, titolo dell'opera, proprio in virtù del fatto che la conoscenza è conoscenza del concreto, e solo nella consapevolezza del concreto si può dare il giusto peso alla conoscenza formale, logica, astratta. Quindi tutto ciò che apparentemente sembra esterno, in realtà si realizza interiormente in una consapevolezza più alta. La natura come natura non sarà mai spiritualizzabile, ma la natura come natura è natura astrattamente concepita. In concreto essa stessa è lo spirito. Il dialettizzamento, perciò, come concreta e attuale operazione che chi vuol pensare la verità deve compiere, il dialettizzamento, che è un'esigenza della ragione, non è un tornare al punto d'origine da cui si sia partiti, poiché quel punto è veramente tale che non è dato allontanarsene, ma è un passare da un grado all'altro del dialettismo inesauribile dello spirito che è posto e non è mai posto. E quindi torna sempre a dialettizzarsi, a negare se stesso come un certo dialettismo per realizzare se stesso, per realizzarsi come dialettismo. Se il dialettismo fosse una sintesi statica, non vi sarebbe luogo a dialettizzamento. Ecco appunto il passaggio tra dialettismo e dialettizzamento, il quale sembrerà un ritorno appena il logo astratto, anziché vedersi nella concretezza dell'autosintesi, si fissi nell'astrattezza del concetto. E sarà essere identico a sé, esistente come tale, un essere che sì, prescindendo dal nesso del logo astratto col concreto, sarà certamente agli antipodi dell'io e del suo dialettismo, al quale peraltro non si immaginerebbe mai in che modo si possa ritornare se il logo astratto si mantiene nella sua astrattezza, che è come dire nella sua ripugnanza al dialettismo. Parole di Gentile. Il logo astratto che si dialettizza è quel solo logo astratto che si può concepire dalla logica del concreto, della sua identità col concreto. E il logo astratto non identico al concreto, non identico al concreto, ben inteso. Quindi Gentile sostiene la non identità dell'astratto con il concreto, la non identità però, attenzione, è immediata. Mediamente esiste l'identità, ma è l'identità dell'autoptisi e non della... del pensiero formale.
L'interferenza quindi dell'astratto nel concreto crea scorrettezza logica, crea quindi astrazione che non risolve, il che vuol dire che l'uomo è chiamato ad un compito che è il compito di mediare, in un certo senso, tra logo astratto e logo concreto, e l'uomo deve quindi sentire in sé il compito della realizzazione della sua umanità. Ecco quindi che per Gentile, lo vedremo poi successivamente nel capitolo sull'autoconcetto, ma soprattutto nella quarta parte intitolata La filosofia, l'atto logico, se preso seriamente nel suo fondamento non formale astratto ma concreto, è anche atto morale, atto etico, è atto quindi pratico. Ed ecco quindi che Gentile si staccherà nettamente dall'idea della dialettica dei distinti del Croce, a favore di una dialettica della autosintesi, dell'autoconcetto. Vi ringrazio per aver seguito con attenzione e spero anche con entusiasmo questa mia lezione e vi invito a seguire le prossime lezioni conclusive dedicate alla lettura critica dell'opera capitale, opera fondamentale di Gentile, Sistemi di logica come teoria del conoscere. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.